Ciao, benvenuti a tutti. Adesso aspettiamo che arrivi qualcuno e poi partiamo per dipingere il nostro campo di zucche. Hi everyone, welcome to another live painting session with me. I will wait a minute or two just to see how many of you are coming, and then we will start to paint a beautiful field full of pumpkins, this one, which is a very nice subject as Halloween is approaching, and it's a little bit different from the usual scary or goofy, spooky, atmosphere. Sì, il campo di zucche diciamo che è un soggetto abbastanza carino da fare adesso, che sta arrivando Halloween ed è un po' diverso rispetto ai soliti spettri. Francesca è ben arrivata, sei stata la prima, nonostante tu avessi dei problemi. Oi, c'è anche Simona, assolutamente puntualissime, grazie mille. Stavo dicendo che dipingeremo questo campo di zucche che è un soggetto un po' diverso rispetto ai soliti temi di Halloween un po' spettrali, ma ha la foto di riferimento una bella luce, insomma, è una cosa un po' carina, un po' alternativa. Adesso aspettiamo qualche minuto, insomma, un minuto prima di partire e partiamo da zero. Ciao Daniela, benvenuta. Adesso vi aspetto un attimo, poi partiamo proprio da zero. Oggi facciamo anche il disegno da zero. Io ho il mio foglio bianco. Oh, ciao Francesca, benvenuta. So today we will start from the white paper. Yeah, I will do the drawing with you. We'll do everything all together. Siete pronti? Avete già pronto tutto il materiale? Facciamo un breve recap per il materiale. Allora, che taccuino ho usato? Il taccuino originale è il taccuino che ho comprato dalla cartiera Viceversa Fabriano e l'ho preso a Monza in acquerello. Ha della carta. Insomma, vedete i retri del taccuino, la carta a grana fine, 300 grammi al metro quadro e il formato è piccino, molto piccino. Io questa volta, però diciamo anche per esigenze della diretta, perché così asciuga prima, sto usando una 5, cioè la metà di una 4. Quindi questa carta che vedete è sempre carta Magnani, 300 grammi al metro quadro, grana fine. Pressata ovviamente a freddo. So they asked me what type of paper I'm using. On my sketchbook I was using paper made by Viceversa in Fabriano. While this one that I've been using today is from Magnani. The kind of paper is the type of paper, sorry, it's Magnani Italia, which is a cold press 300 GSM paper, and yes, the dimension is half of an A4, so it's an A5 size, and it will be useful because it will dry a little bit faster, and also because I think that this kind of subject is lends particularly to a small dimension. Un altro dei motivi per cui vi ho detto di prendere un foglio piccolo, perché secondo me questo tipo di acquerello, dove diciamo il focus è solo sulla luce, si presta molto bene su un formato così piccolo, diciamo un po' a cartolina. Su un formato più grande un po' si perde, quindi preferisco lasciarvelo così piccolo. Allora, io direi che possiamo partire con il disegno. Vi metto adesso la foto di riferimento, che è una foto di cui dopo vi lascio i riferimenti nella descrizione. So this is the reference photo, which is a picture via Pixabay, and I will give you all the reference in the description box below. And as you can see, it's a very nice picture. I will not use all the picture itself, but I will cut approximately, I mean, I will shorten this distance. Allora, come vedete, la foto è un pochino ampia.
Io ho un po' accorciato questa distanza, cioè ho accorciato un pochino il campo dei papaveri, metteremo le nostre zucche qui in primo piano e poi accorceremo un po' queste. Oh, benvenute anche a Cristina e anche a Manuela. Stiamo proprio per partire, vi dicevo, questa è la foto di riferimento. Adesso partiamo con, scusate, qua. Partiamo a fare il nostro disegno. Vi lascio, anzi, facciamo così, così vedete la foto in alto e poi ci muoviamo per fare il nostro disegno. Io ho una matita più o meno, so, è una 2B. Per le proporzioni, come ci comportiamo? Abbiamo circa 2/3 di prato e 1/3 di cielo, circa. Non è esattamente metà. Andate più o meno così, forse potevo stare anche un pelo più basso. Dai, facciamo che siamo un pelo più bassi. So, for the proportion, it's not exactly half and half. So we have here the house. Qui abbiamo la nostra casa. Disegniamo il tetto. Here's the roof. It's a very small house. Then we have a big door here. Four windows. Then we have the bush here. Facciamo i pini, facciamo i nostri alberi. I'm just sketching. Don't be too precise with the drawing. Qua sto facendo un disegno, ma è molto molto abbozzato, eh? Allora, tenete presente che più o meno in questa zona ci andrà la parte di luce del sole. So here more or less we will have the white paper because here will be the position of the sun with the highest value of light. Poi avremo degli alberi qui e qua e anche qui dietro. So we have also trees with bushes also here and also in front of the house. Then we will have our pumpkins. Qua incominciamo a disegnare le nostre zucche. So as these pumpkins are very far, we will have just small dots here and there. Cominciamo a mettere le nostre zucche un po' così, un po' a caso. Ok. Pumpkins are bigger as we come towards the foreground. Le zucche ovviamente sono più grandi a mano che ci avviciniamo al nostro primo piano. Metteremo una qui, voi posizionatele più o meno come preferite. Non c'è un ordine, diciamo che la foto di riferimento serve appunto come riferimento, ma io non la seguirò molto pedissequamente. Però le zucche più o meno, insomma, come piacerà a me, una qui, una qua, metteremo una tonda proprio qua e un'altra dietro, ne metteremo due qui. Ok, when you're satisfied with the numbers of your pumpkins, we can go on to the next process, which is masking fluid. Allora, dove prendo le foto? Chiede Francesca. Le prendo o su Pixabay o su Pexels o su Unsplash perché sono dei siti in cui ci sono delle fotografie che si possono utilizzare gratuitamente per i nostri lavori citando la fonte. Anzi, adesso facciamo così che vi dico anche chi è l'autore, che è un fotografo bravissimo. E nel mentre mettiamo il liquido di mascheratura. Allora, tra di voi c'è una persona che mi ha detto che non ha il liquido di mascheratura. Allora, come possiamo fare? Possiamo fare in due modi.
O siamo molto molto attenti, che sarà sicuramente un modo da utilizzare, oppure la cosa più importante è mantenere, vedete, questa piccola area di luce attorno alle zucche. So now we are going to use masking fluid because I want to protect the areas that should be white, so the house and this little rhyme you see of this pump, there's this little rim of light. If you don't have masking fluid, you can use this this little trick that probably won't work as well as masking fluid, but it's something that you can do. Anyway, you have to be very careful and try not to paint over the white areas when spreading water. But I will tell you bit by bit as we go on. Allora potete prendere un pezzo di una delle candeline da tè, che le famose tea light che si usano, e la potete sfregare attorno al bordino, solo per il bordino, in modo tale da oh, scusate, c'è un avviso, non so se lo vedete, un secondo solo, vi chiedo solo un secondo. Solo un secondo perché abbiamo un problema tecnico. Sto Succede? caricando la partita. Ah. Era proprio. È il bello della diretta. Forse avete sentito. Sto scaricando la batteria del telefono. Allora vi chiedo scusa. I'm so sorry. Era.